Il secondo fattore di resistenza al cambiamento lo abbiamo chiamato comportamenti chiave e come vedi lo abbiamo rappresentato con un albero di mele che appunto dovrà poi generare il frutto, cioè l'impatto sul business, la mela. E se stai seguendo questi video sai che sto utilizzando delle carte che abbiamo realizzato per illustrare, per utilizzare a livello didattico il nostro modello LAM di cambiamento organizzativo. Cosa intendiamo con comportamenti chiave? Porto un esempio tratto proprio dal tema che abbiamo condiviso in questo report, lo sviluppo commerciale. Allora, in molti casi, quando si vuole promuovere un miglioramento delle vendite, si pensa di agire sul comportamento dei venditori e quindi che cosa si fa? Si mette a terra un programma sulle tecniche di vendita, un programma formativo. Questo tipo di soluzione non è completamente sbagliato, è ovvio che se le persone non hanno mai sentito parlare di tecniche di vendita, qualche risultato potrà venire fuori anche da questo tipo di approccio. Ma è quello che tipicamente gli americani chiamano solutioneering, cioè correre troppo velocemente alla soluzione. Cosa facciamo noi invece in queste situazioni? Andiamo a studiare che cosa fanno le persone sul campo. Quando è possibile realizziamo dei mystery client, raccogliamo date e informazioni e solitamente emerge per ogni azienda nella quale abbiamo realizzato questo tipo di azione, che emergono quei 3-4 errori sistematici tipici di quell'azienda. Cioè sono quei comportamenti che inconsapevolmente le persone mettono, imparano, stando dentro quell'azienda, imparano a mettere in atto e che spiegano poi il motivo per cui, ad esempio, il valore medio delle vendite non riesce ad essere aumentato, oppure perché vengono applicati sempre degli sconti troppo alti, o come mai non si riesce a uscire da certi tipi di obiezione. Quindi andiamo a identificare quali sono i problemi specifici di quel modello di vendita e la nostra azione correttiva poi sarà centrata su questi comportamenti chiave. Tra l'altro, questo modo di procedere dà anche un altro grande vantaggio, nel senso che le persone sentono che tu gli stai offrendo qualcosa di estremamente legato alla loro realtà, che può avere veramente un impatto sul loro modo di lavorare quotidiano, no? E quindi c'è una grandissima differenza rispetto a fare sempre i soliti giochetti nei quali si provano le tecniche di vendita, che però poi alla fine rimangono sempre molto astratte e il giorno dopo non viene usato quasi nulla nella relazione reale col cliente.